E ciao ragazzuoli, benvenuti o ben ritornati qui nel mio canale, io sono Rick ed eccoci qui con un nuovo video. Oggi andiamo a vedere insieme il contenuto della confezione, quindi andiamo a fare l'unboxing di Star Wars Battlefront, ultimo gioco della DICE dedicato appunto a Star Wars. Spara tutto in prima persona, che ovviamente riprende, ricorda, ecco il termine esatto, Battlefield, ovviamente i creatori sono gli stessi, e che però comunque appunto, se non altro per atmosfera, vuole differenziarsi e proporre qualcosa di nuovo. In realtà le novità poi sono molte altre. Se avete occasione, non avete ancora visto qualche mio gameplay sulla beta, andate, scorrete indietro nei video per vedere qualcosa appunto su questo gioco, che io ho trovato davvero davvero bello, ragazzi. Mi sono appassionato molto a questo gioco, mi è piaciuto davvero tanto, anche se io non sono un fan sfegatato di Star Wars, non lo conosco moltissimo. In qualche modo redimermi, devo farmi una full immersion dei film, e insomma questo intanto è un mio avvicinamento alla saga. Bando alle ciance, andiamo a vedere la Day One Edition, che all'interno comprende, l'unica differenza che in più comprende rispetto alla versione normale, la battaglia di Jakku, o Jakku, scusate l'ignoranza. In realtà è un codice per l'accesso anticipato che è all'interno, quindi si potrà giocare in anteprima, mi pare di 2 settimane, a questa modalità. Allora, finalmente nelle nostre mani, è davvero attesa quasi infinita da quando sono state divulgate le prime immagini e quant'altro. Allora, vivi in prima persona le battaglie di Star Wars. Domina il fronte della battaglia con i leggendari personaggi di Star Wars, battaglie terrestri su scala galattica e epici duelli spaziali in stile Star Wars, quindi anche qui si possono utilizzare i mezzi, esattamente come in Battlefield. Poi lo stile di gioco, meno male, è quello, ragazzi, cioè ripeto, si vede che i creatori sono gli stessi. Allora, battaglia di Jakku, codice all'interno per l'accesso anticipato, e andiamo a vedere un po' le specifiche tecniche. Vediamo un po', voglio mettere a fuoco bene. Allora, audio, testo e manuale disponibile online, tutto in italiano, da 1 a 2 giocatori offline, quindi in locale, e in rete da 2 a 40 giocatori. 50 giga di spazio minimo richiesto su hard disk, è davvero una bella sberla anche questa, come si suol dire dalle mie parti. Funzione di vibrazione, ovviamente, del DualShock 4, e riproduzione remota supportata su PlayStation Vita. Non manca la soluzione fino a 1080p. Andiamo ad aprire la confezione. Allora, c'è il CD che era staccato, perfetto, anzi il Blu-ray di gioco. Cos'altro abbiamo? Guardiamo un po'. Abbiamo il classico fogliettino con le garanzie del caso e le avvertenze. Abbiamo poi la pubblicità del Season Pass, ovviamente c'è un Season Pass, ovviamente perché di questi tempi ormai è così, quindi pubblicità, vedete. Dopodiché abbiamo codice per l'accesso anticipato alla battaglia di Jakku, o Jakku, come ho detto finora, per Star Wars Battlefront. Quindi qui dietro abbiamo il codice appunto da riscattare per questa modalità. Nulla di più, nulla di meno, ragazzi. Quindi fondamentalmente pubblicità e il codice. Null'altro, ragazzi. Bene, unboxing veloce, abbastanza scarno. Ovviamente non dipende da me, ragazzi, nel senso che io, come al solito, vi propongo tutti gli unboxing possibili per così farvi partecipi un po' insomma, farvi partecipi, e ovviamente anche per così chiedervi se volete dei gameplay, che poi fra poco spero di aver più tempo per ricominciare a fare. Io, come al solito, vi ricordo di lasciare un mi piace per farmi capire se avete gradito il video. Lasciate un commento per dirmi la vostra sul gioco, se lo comprerete, che cosa vi è parso, se avete provato la beta. Insomma, sono curioso di sapere che cosa ne pensate.
Lasciate un mi piace anche alla pagina di Facebook che trovate in descrizione per rimanere sempre aggiornati e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao ragazzuoli!